La ripresa delle scuole è stata accompagnata in queste settimane di preparazione anche da preoccupazioni, dubbi e polemiche. Una delle più rimarcate riguarda lo stop delle lezioni soltanto una settimana dopo la ripresa della didattica, per la chiusura dei plessi e delle classi in cui verranno allestiti seggi per le elezioni regionali. Difficile o addirittura impossibile trovare spazi alternativi per il voto, missione che però il comune di Monbaroccio è riuscito a portare a termine, come spiega il sindaco Emanuele Petrucci. Questo era un percorso che era partito da quando ci siamo insediati, quindi anche prima del Covid, a fronte di un confronto che abbiamo avuto con la dirigenza scolastica per capire come superare la problematica degli eventuali seggi. Naturalmente col Covid abbiamo accelerato e il fatto di avere preparato quanto prima questo percorso ci ha aiutato nelle richieste che avremmo potuto fare e quelle che poi abbiamo fatto in prefettura. E, dico la verità, è stato un percorso importante, delicato, ma anche molto condiviso, perché ho avuto il supporto degli uffici, ho avuto il supporto dell'insegnante, ho avuto il supporto soprattutto della dirigente scolastica, la Cinzia Biagini dell'Istituto Pirandello, e delle forze dell'ordine, in particolar modo del maresciallo Petroselli, con cui mi sono confrontato, perché poi bisogna rispettare delle normative importanti, delicate, e grazie a piccoli interventi, piccoli accorgimenti, come un muro riuscito a alzarsi con poche migliaia di euro, un paio di migliaia di euro, siamo riusciti a creare due ambienti distinti in modo tale che non ci sia promiscuità tra chi va a scuola e tra chi va a votare. Ce l'abbiamo messa tutta affinché perdessero quantomeno giorni di scuola, visto quello che è successo e visti i mesi persi purtroppo in passato per cose che ben conosciamo. Sperando insomma poi in futuro di dare una risposta anche alla scuola d'infanzia di Villa Grande, perché lì purtroppo non siamo riusciti a intervenire per spostare il seggio, ma ci stiamo lavorando. Post elezioni proporremo un nuovo percorso alla prefettura in modo tale da accorpare i seggi eventualmente in palestra o in altra situazione per evitare e far sì che anche quell'altra scuola debba chiudere, quindi possano i ragazzi anche della scuola d'infanzia e le ragazze della scuola d'infanzia continuare le lezioni. Modifiche che hanno portato alla realizzazione di due nuove aule scolastiche all'interno del teatro comunale e del giardino di Palazzo del Monte. L'amministrazione ha poi deciso di adottare accorgimenti e misure di sicurezza anche per il nodo che riguarda i trasporti. Con un'ordinanza impartirò che sui pulmini, sugli scuolabus, possa essere misurata la febbre per gli eventuali bambini che debbano accedere ai nostri scuolabus. Ciò per tutelare i ragazzi che viaggiano sugli scuolabus, ma anche i dipendenti del comune che i mezzi li utilizzano e li guidano, quindi in modo tale per prevenire quanto più possibile, accompagnandosi a quello che il Ministero ha disposto e garantendo quanto più possibile la sicurezza per i nostri ragazzi, per le nostre famiglie.